qualche modo sono riuscito a dimostrare l'intensità, la vitalità del nuovo Vivo Lungo. Sicuramente prendere parte a questo spot è stata veramente un'esperienza bellissima. E per esibirsi credo che bisogna avere sempre un'immaginazione, una visione. E quando pensavo all'aroma di Envivo, mi si accendevano proprio i ricettori nel corpo, un po' come mi accade quando danzo, e sentivo proprio come se il movimento venisse dal mio sangue. Senza intensità credo non ci sia performance, anche se penso che la passionalità sia una mia dote innata. L'intensità parte dal cuore, si trasferisce al cervello per poi passare ai muscoli, e la danza veramente attiva tutti i sensi in qualunque persona. Credo che sia veramente l'arte per eccellenza. Ho sempre ballato sin da piccolino, prima a casa, poi con mia sorella, ho iniziato con latinoamericano, hip hop, più tardi sono passato al classico. Ed è veramente una ricerca continua, veramente un viaggio meraviglioso. Il ruolo più intenso che ho interpretato nella mia vita è sicuramente il ruolo di Basilio nel balletto Don Quixote, nella coreografia di Nuraev. Un ruolo molto difficile, ma di temperamento, è molto espressivo e veloce. La danza sicuramente colpisce i sensi, così come il caffè. Nel caso mio, noi ballerini ci risvegliamo ogni mattina con il lavoro alla sbarra per lo studio della tecnica e in ogni persona si risvegliano però emozioni nuove, intense, anche guardando uno spettacolo di danza. Non sono veramente una persona, un tipo molto mattiniero, penso che se potessi dormirei tutta la mattina, ma per il lavoro mi devo svegliare molto presto, dunque un caffè aiuta. Caffè nero o con latte? Nero senza zucchero.